Benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto in questo nuovo video, benvenuto su Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping, nel senso che non si fanno recensioni, presentazioni o quant'altro, cerco semplicemente di riportare notizie. Prima dell'argomento odierno, le cose per me fondamentali, per te che stai guardando completamente gratuite, iscriviti al canale, spunta la campanellina, lascia un bel mi piace, un commento è sempre gradito, magari rimanendo nei canoni della buona educazione. Sotto, come vedi, sono anche gli altri miei social. Per te è gratis, a me serve per poter crescere. Argomento odierno: come ben sapete, in Cina il governo cinese ha dato una bella mazzata al settore del vaping, tanto che non si possono neanche più fare fiere di settore. Allora i cinesi hanno ben pensato di stringere un accordo con un partner italiano. Sul fronte politico ed economico, tra Italia e Cina ci sono distanze indubbiamente enormi. Su quello della sigaretta elettronica, invece, dei vaporizzatori personali, è stata scritta una pagina molto importante. Infatti, Italia e Cina collaboreranno per l'organizzazione di quella che ha le premesse giuste per diventare la fiera più importante dei due continenti, la fiera più importante del mondo. Infatti è stata siglata l'intesa fra Vapitaly e International ESIC Expo, IESIE, detta in parole più semplici, che è la storica kermesse che dal 2015 si svolgeva a Shenzhen, la città cinese dove si producono circa il 90% dei prodotti del vaping mondiale, quindi insomma, e sappiamo che questa fiera era la più importante del settore, la più importante al mondo, e in base ai risultati, a quello che veniva fuori da quella fiera, poi veniva sicuramente influenzato molto il mercato internazionale. Tutto questo, ripetiamo, in virtù dei recenti divieti che imposti dal governo, che impediscono l'organizzazione anche di fiere, oltre che, come sappiamo, sistemi esclusivamente chiusi, solo pod precaricate e via discorrendo, tutte le altre cosine, bande di aromi assoluto, insomma tutte le altre cosine che hanno dato una grossa mazzata. In più, ripeto, non possono fare neanche fiere di settore. Hanno trovato anche loro, come da buoni italiani, tra virgolette, la via d'uscita, sto ovviamente scherzando, è stato fatto questo accordo con Vapitaly, con Mosè Giacomello, quindi dal 27 al 29 di maggio, in quel di Verona, presso Verona Fiere, si svolgerà questa edizione di Vapitaly, molto molto importante, perché c'è questo accordo con, ripetiamo, International ESIC Expo, quindi tanta tanta roba. Giacomello, che si è dimostrato ancora una volta all'avanguardia, sempre pronto a cogliere le maggiori occasioni, vedremo cosa comporterà questo per il settore anche qua da noi. Indubbiamente è un passo molto molto importante, diciamo, dare una casa a quella che era la fiera più importante al mondo. Vedremo se porterà benefici oppure no al settore vaping, soprattutto qua in Italia. Secondo me è una cosa molto molto importante, quindi l'appuntamento a questo punto è dal 27 al 29 di maggio in quel di Verona Fiere, per questa edizione di Vapitaly. Vapitaly, che ricordiamo è una delle fiere più importanti d'Europa, non la più importante, però sicuramente fra le più importanti, e nelle sette edizioni che hanno preceduto quella che si svolgerà appunto a maggio, ci sono stati circa 100.000 visitatori o giù di lì, quindi insomma abbastanza importante. Ovviamente con gli alti, i picchi toccati nel 2017-2018 e le difficoltà provenienti specialmente dall'ultimo periodo pandemico e quant'altro. Comunque, notizia secondo me molto molto importante, un applauso a Mosè Giacomello che è riuscito a portare in Italia una fiera così importante, in modo da dare ancora maggiore importanza a tutto il nostro settore, a tutta la filiera del settore svapo in Italia. Insomma, staremo a vedere quello che ne verrà fuori. Video veloce oggi, dai, ci becchiamo la prossima volta, ciao!